Wahekuji, ben ritrovati dal vostro Andrink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso DX. Ed eccoci qua in una nuova giornata. Buongiorno Link, cos'è quella faccia sonnata? Ho fatto un sogno strano ieri sera. Eh? Ultimamente fai degli strani sogni, che tipo di sogni? Link racconta i suoi sogni a Marowak. Capisco. Link, credo che in realtà sei un essere umano, vero? Quindi chissà. Potrebbe essere che questi sogni siano in qualche modo collegati con la tua trasformazione in Pokémon? A proposito, Link, mi chiedevo, tu cosa intendi fare? Vuoi tornare a essere un umano? Già, non ci ho ancora pensato. Voglio tornare a essere umano? Non saprei. Come mai non riesci a deciderti? Beh, comunque ti capisco. Di sicuro ti diverti molto di più qui con me, no? Sì, abbastanza. Comunque mi pare che avessimo deciso di andare in piazza Pokémon oggi, ricordi? Volevamo raccogliere informazioni su come allargare la nostra squadra di soccorso. Su, dai, andiamo al chiosco Wigglytuff! Ma non era la Gilda di Wigglytuff? Probabilmente... Eccola qui, va! Il chiosco Wigglytuff vi dà il benvenuto, è un piacere avervi nel nostro circolo di amici! Oh, la vostra faccia non mi dice niente. Oh, ho capito! Mi trovo di fronte a una nuova squadra di soccorso, vero? Ottimo, ottimo! Siete proprio nel posto giusto. Io faccio parte dell'ente di soccorso Pokémon. Mi occupo di dare una mano alle squadre di soccorso come la vostra. Nello specifico mi occupo soprattutto della creazione di nuovi campi base. I campi base ospitano i Pokémon. È lì che i membri delle squadre di soccorso restano in attesa di essere reclutati. Potete creare campi base in tante zone differenti, al mare, in montagna e in tanti altri posti. Provate a scegliere i campi base a seconda del tipo di Pokémon che volete reclutare. Per aprire nuovi campi base bisogna avere pochi soldi a sufficienza. Tuttavia, siccome siete nuovi clienti riceverete in regalo ben 3 campi base. Oggi mi sento generoso. Creare campi è la mia passione. Fidatevi, sarà un successone. Ta-da! Complimentissimi! Ora avete accesso alla piana selvaggia, alla foresta barlume e alla piana cielo terzo! Adesso potrete reclutare Pokémon compatibili con questi 3 campi base. A volte lottando contro i Pokémon nei dungeon possono nascere nuove amicizie. Quelli che sconfiggete potrebbero volersi unire alla vostra squadra. Provare per credere. Buona fortuna! Se vuoi regalare qualche altro campo base, perché non rendi accessibile anche la centrale elettrica? Voglio entrare a far parte della loro squadra. Ok, messaggio ricevuto! Oggi mi sento super generoso con tutti! Creare campi è la mia passione? Fidatevi, sarà un successone! Ta-da! Complimenti! Ora avete accesso alla centrale... Ok, la smetto, dai. È troppo assurdo. Ora la centrale elettrica è disponibile, urrà! Scusate, so che ieri mio amico ha rifiutato la vostra offerta, ma a dire il vero, dopo averci rimuginato tutta la notte, ha capito che vuole davvero unirsi a voi. Quindi lo accettereste come membro della vostra squadra? Ma certo! Dopotutto era quello che volevamo dall'inizio. Il tuo amico è benvenuto tra noi. Che gioia, hai visto? Sei dentro. Mi raccomando, dai il massimo. Sì, ce la metterò tutta. Livello 7, non male, non male. Vuoi dare un soprannome? Magnesio. Vi auguro tanta fortuna e amici a non finire durante le vostre missioni. A questo punto... potremmo fare qualche richiesta? Anche se per ora c'è una piccola scenetta. Che succede? Cos'è questa folla? Oh, Shiftry. Vi prego, aiutate il mio amico, per favore, ho bisogno di una mano. Scordatelo, non vale lo spreco di energie. Non lavoriamo per 4 soldi noi. Ma ho solo bisogno di una folata di vento, vi prego. Scusa, sai per caso che succede? Che scena! Jumpl fa bisogno di una mano, ma nessuno sembra volerlo aiutare. Vedete quel tizio lì? Quello in mezzo con il naso a punta. Si chiama Shiftry ed è il capo di una squadra di soccorso. Sono un gruppo di avidi e meschini. Lavorano solo dietro l'auta ricompensa. Jumpl li sta quasi pregando in ginocchio, eppure... Jumpl non ha le ginocchia! Che pena mi fa quel poveretto. Un momento. E tu che vuoi? Guardate, Alakazam! Quello è il famoso Alakazam. Ma non hai un briciolo di pietà tu? Per salvare l'amico di Jumpluff serve solo una folata di vento. E tu con le tue foglie puoi generare potenti raffiche.
Farlo non ti costa nulla. Sbrigati ad aiutare quel Pokémon. Ok, ho capito. In effetti, sì, è un Tengu, quindi può fare potenti folate. Incredibile, Shiftry ha accettato senza fare storie. Sai per caso chi sono quei tipi? Che? Non mi dite che non li conoscete, sono Alakazam e la sua squadra. Sono la squadra di soccorso più famosa del circondario. Quello è Charizard. Con il suo lanciafiamme può fondere perfino le montagne. Quell'altro è Tyranitar, ma molto fiero della sua armatura e della sua forza straordinaria. Quello in mezzo invece è il loro capo, Alakazam. Non ama attaccare con la forza bruta e lotta usando i suoi poteri psichici. Il suo cervello è fuori dal comune, ha un quoziente intellettivo pari a 5.000. Si dice che conserva in memoria di tutto ciò che accade nel mondo. È Alakazam a impartire gli ordini in squadra. Praticamente è lui che comanda, anche perché chi ha un quoziente intellettivo più alto ricorda meglio le cose che accadono. Non so come ringraziarvi. Non devi ringraziarmi, è giusto che tu riceva l'aiuto di cui hai bisogno. Se qualcuno dovesse di nuovo rifiutarsi di aiutarti, rivolgiti pure a me. Stammi bene. Il suo amico ha bisogno di una piccola folata di vento, ma tu con i tuoi poteri psichici potresti... farlo volare? Ah, qualcosa non va? Che c'è? Niente, è tutto a posto. Andiamo. Beh, in effetti lui è anche un sensitivo. A momenti mi veniva un infarto. Wow, che fascino. Ma una cosa, come fa Marowak a non conoscerli? Lui conosce tutto, ma non conosce Alakazam. E la sua squadra, che sono più famosi. Link, dobbiamo diventare come loro. Va bene, se lo dici tu. Gengar. Non se ci metto lo zampino io. Guardalo, fiero, proprio se ne va, proprio fiero, tutto ballanzoso. E il mattino dopo Link dorme ancora. In effetti, Link, l'eroe famigerato di The Legend of Zelda, in realtà si risveglia sempre dopo un sonno, in tutti quanti i giochi. È sempre Link che si risveglia, o in un letto, o in qualche altro posto, una cella, una stanza, insomma. È sempre Link che si risveglia alla fine. Buongiorno Link, mettiamocela tutta anche oggi. Eccolo qua, flap flap flap, clunk. Oh, è arrivato qualcosa. Vediamo un po' cos'è. Gazzetta Pokémon. Dolce esplosione di energia nei campi base. Vi svegliamo tutti i segreti delle gelatine al corbaleno. Non c'è campo base. Permettono ai Pokémon di acquisire specialità. Sì, sono cibi estremamente preziosi. Oh, 3 gelatine arcobaleno perché hanno aperto i campi base. Bene, bene, bene. Ma pensa, che fortuna! Visto che ne abbiamo 3, raggiungiamo Magnesio e mangiamole tutte insieme. Per i campi base dobbiamo andare da quella parte. Devo proprio? Dovrei andare da Wigglytuff a prendere altri campi base. Ehi, questo è il quartier generale del team Mistrimon? Oh, un pasto mediocre per gente mediocre. Già, che squallore. Che? E questa baracchetta sarebbe la base di una squadra di soccorso? Ma per favore. Ma chi siete? Oh, guardate, una cassetta della posta. Che? Sì, vediamo che c'è dentro. Ehi, che fate? Giù le mani! Oh, ci sono delle richieste di soccorso. Oh là, guarda quanti, ce ne sono bizzeffe. E arraffiamo tutte noi. Che. Fermi! Quelle richieste sono nostre. Non avete il diritto di prenderle. Che importa per chi sono, basta che qualcuno le accetti. Sapete, anche noi siamo una squadra di soccorso. Ma in realtà le nostre non sono proprio buone azioni. Il concetto è semplice. Usiamo la squadra di soccorso come copertura per le nostre malefatte. Sa. Il nostro fine è il dominio del mondo intero. Cosa? Il dominio del mondo? Che hai capito bene? Per questo arraffiamo più soldi che possiamo. E reclutiamo pure gente per la nostra banda. Un giorno saremo i padroni del mondo. Noi siamo la squadra di soccorso del male. Siamo il team Perfidia.
ci si ribecca. Che? Ma che? Ehi, aspettate! Ah, se ne sono andati, che mascalzoni! No, la cassetta è vuota! Ci hanno rubato tutte le lettere! Oh, ma ecco che arriva ancora... Pelipper! Clank! Che fortuna, Pelipper ci ha portato dall'altra posta! Possiamo tornare alle nostre missioni! Quei tipacci non la passeranno liscia la prossima volta che li incontro! Eccoci qua, inizia un'altra giornata di buone azioni. Link, Marowak! Oh, chi è? Oh, è Caterpie! Ma guarda, è Caterpie, come va? Ho bisogno di aiuto, il mio amico è nei guai! Cos'è successo? Io e Metapod stavamo giocando. Stranamente, Metapod. Poi lui si è addentrato nel bosco e non è più tornato. Oh, ma che disgrazia! Ancora voi. Non preoccuparti, lo salviamo noi e il tuo amichetto Metapod. Eh no, Caterpie ha chiesto aiuto a noi. Ma per favore, questa missione è troppo difficile per due dilettanti come voi. Che hai detto? Non fa differenza chi porta a termine la missione. Chi ci riesce si becca la gloria e i soldi. Senti, Caterpie, facciamo così. E se tu desti la ricompensa alla squadra che per prima trova il tuo amichetto? Io veramente soldi non ne ho. Oh, non preoccuparti, mio piccolo amico. Di sicuro tua madre sarà più che felice di ricompensarci a dovere. Anzi, sai che ti dico? Puoi addirittura entrare a far parte della nostra squadra. Se ti unisci a noi ti assicuro che diventerai un pezzo grosso del team perfidia. Quindi siamo d'accordo, Marowak. Chi riesce a salvare Marmocchio si aggiudica il malloppo. Su, andiamo. Prima ce la spicciamo, meglio è. Non preoccuparti, salveremo noi il tuo amico. Link, su, diamoci da fare. Ma certamente. Ok, niente. Andiamo allora al bosco. Salviamo questo Metapod prima del team perfidia. Ora puoi esplorare il bosco oscuro. Quindi ci saranno Pokémon di tipo erba, immagino. Erba e coleottero in un bosco. Eccoci, questo è il bosco in cui si è perso Metapod. La banda di Gengar dovrebbe essere già lì dentro. Andiamo anche noi allora. Chissà quanti piani ha questo bosco prima di trovare Metapod. Che poi si svolge in altezza a quanto pare. E anche Shroomish si unisce alla nostra squadra. Perfetto. Proseguiamo. Oh, siamo arrivati, bene. A questo punto dovremmo essere nel fitto del bosco. Speriamo di trovare Metapod presto. Alto là! Che? Lasciate perdere, tanto saremo noi i primi a trovare Metapod. E sapete perché? Perché non vi lasceremo proseguire. Cosa? Accidenti a te, Gengar. Perché ci metti sempre i bastoni fra le ruote? Oh, ancora non l'avete capito, ve l'abbiamo già detto. Il nostro obiettivo è dominare il mondo. Per questo ci faremo dare una valanga di soldi dalla madre di Caterpie. Sa. In più Caterpie si unirà a noi e staremo ancora più vicini al nostro obiettivo. Ed è per questo che dobbiamo togliervi di mezzo. Mi dispiace dirlo, ma per voi la festa finisce qui. Marowak, è l'ora dei saluti! Questa sarà tosta. Allora, posso colpire Ekans con la Gravel Roccia? Lancia. La lancia a Gengar, ok. Vogliamo distruggere Gengar? Va benissimo. Gengar, vediamo un po' cosa posso fargli. Parassi seme. Ok. Gengar lo stanno massacrando. Allora. Gravel Roccia. Non so se è più pericoloso Gengar o gli altri. Oh, cavoli. Marowak fa paura. Oh, aiuto. Aiuto, ragazzi. Sarà tosta questa. È tosta. Ma abbiamo i revital seme, abbiamo. Non ci scoraggiamo. Su Shroomish usiamole, vai. Grande. Lancio le Gravel Roccia, raga, perché è veleno Gengar, quindi gli farei poco. E non ho Baccastagna a quanto pare.
Ragazzi, pensateci voi, io non posso attaccare. Ok, perfetto, Link va a KO, così almeno si sveglia e posso tornare ad attaccare. Gengar è confuso, però se ti becca fa male. Ok, non ha beccato nessuno, avvolgi botta fa poco. Ragazzi, Shroomish è quasi sul punto di schiattarci male, però tanto a Revital Seme al limite ne do uno. Su Shroomish bacca arancia, così si riprende. Ok, Gengar è andato, ottimo. Pensiamo ad Ekans ora. Sono paralizzato, perché trema? Ah, perché avvolgi botta, sì. Ma io lancio le gravel roccia, raga. Faccio più male con le gravel roccia che altro. Ok, a posto, ragazzi. Sapete che c'è ora? Voglio fare una cosa. Attacco con seme bomba. Ah, faccio più danno con seme bomba, a quanto pare. Abbiamo vinto! Ottimo! Ah, che botta! Accidenti, la pagherete cara, parola mia! Ciao, come filano? Qui poco di buono se la sono data a gambe. Forza, andiamo a cercare Metapod. Scusate. Metapod, per caso state cercando me? Tu devi essere Metapod. Siamo venuti a riportarti a casa. Caterpie è preoccupato per te. Evviva! Ero così spaventato. Ho indurito la mia corazza e sono rimasto qui ad aspettare. Per fortuna che ora ci siete voi. Para. Cavoli, ragazzi, è stata piuttosto dura questo dungeon. Vuoi che Shroomish si unisca alla tua squadra? Sì, livello 11 è buono. Soprannome? Certo. Onion, cipolla. Ok, grande. Metapod, che bello, sei tornato. Grazie, Caterpie. Piuttosto grazie a voi, Marowak e Link. Però io non ho soldi per ricompensarvi. Non c'è problema, non vogliamo alcuna ricompensa. L'importante è che Metapod stia tornato e che stia bene. Siete davvero incredibili! Mi ammiro sempre di più! Da grande voglio far parte anche di una squadra di soccorso! Sarebbe bello, vero? Ti auguro di realizzare il tuo sogno! Ah, mi è venuta un'idea! Link, trasformiamo questo posto! Costruiamo un quartier generale degno della nostra fantastica squadra! Sì, un quartier generale! Che bello! Quando sarò grande voglio lavorare qui anch'io! Pure io! Ah, allora è deciso! Ci costruiremo un quartier generale coi fiocchi, il migliore della zona. Ok. Link, Marowak, grazie ancora. Ok, ciao, siete prudenti? Bye bye. Ne abbiamo da fare qui, anche se non sembra. Ah, alla fine niente ricompensa, però ne è valsa la pena. E poi abbiamo dato una lezione a Gengar e ai scagnozzi. Mi basta come ricompensa. È stata una giornata estenuante, ci vediamo domani. Nuove missioni ci aspettano! Ah, questo è sicuro. Mattino dopo. Ah, ci svegliamo così senza problemi? Ok. Neanche un sogno premonitore? Buongiorno Link, ci aspetta un'altra intensa giornata. Scusate il disturbo? Ah, chi sarà? Cercavo il team Mysterymon. Siamo noi. Ah, aspetta, ma tu sei... Sì, quel Jumpluff che cercava l'aiuto di Shiftry. Ora ricordo, sei Jumpluff, ti abbiamo visto una volta in piazza Pokémon. Eravamo lì quando Shiftry si è convinto ad accettare la tua richiesta di soccorso. Sì, però il fatto è che Shiftry non è ancora tornato dalla missione. Dici davvero? Il mio amico Jumpluff è rimasto incastrato tra le rocce. Sapete, noi Jumpluff sfruttiamo il vento per arrivare ovunque vogliamo, ma questa volta anche se il cielo minaccia tempesta, non c'è assolutamente vento. Neanche un po'? Che strano. Shiftry è capace di generare venti potentissimi con le sue foglie, così ho pensato che forse con il suo aiuto avremmo potuto liberare il mio amico. Però Shiftry non è ancora tornato. E dire che non mi sembrava una missione così difficile. Strano davvero. Ah, Link, leggo nei tuoi occhi che hai già deciso. Io e te non abbiamo bisogno di parole. Bene, allora andremo noi a cercarli. Davvero? Grazie. Nessun problema, conta su di noi. Andiamo, Link.
Sì, però nel prossimo episodio magari. Va bene, Cuggi, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. È stata davvero una bella lotta quella con il team di Gengar e spero che ci abbia un pochino fatto salire di punti esperienza. Ad ogni modo, io vi ringrazio, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!